Ciao a tutti! Allora, questo sarà un video sui prodotti terminati perché sono arrivata veramente a una situazione imbarazzante perché praticamente ho due buste piene di plastica, una e due. Vi faccio vedere la mia busta della spazzatura. No, però andranno nella spazzatura, nella raccolta differenziata della plastica. E quindi le ho già preparate perché visto che dovrò metterle fuori, appunto, non è che mi posso tenere questa roba ancora per tanto tempo dentro casa. Comunque, bando alle ciance, vi mostro, cioè, è veramente da tantissimo tempo che voglio fare questo video e non riuscivo mai. Adesso sono sola, sono libera, mia nipote è un compleanno, mio marito è a lavoro, quindi sono libera, posso fare il video con tutta tranquillità. E quindi vi mostro tutta la roba, i prodotti di casa che ho terminato in questo periodo. Indubbiamente detersivi a non finire. Quindi ho comprato questa confezione di Baleno, che è una confezione da quasi 4 litri, sono 3.650 ml, quindi sono 3 litri e 650 e 46 lavaggi. Buono, era un ottimo prezzo. Inizialmente stavo per comprare il Dash e poi ho trovato questo qui che comunque mi piace come detersivo. E era un prezzo molto conveniente, quindi ho deciso di comprarlo. E ne ho comprato 8 bottiglie, quindi questa bottiglia l'ho già finita, ma ne ho altre 7 a casa che devo utilizzare, insomma. Poi ho terminato questo Biopresto per capi colorati e anche questo devo dire che mi piace tantissimo. Questo ha solamente 28 lavaggi, però questi sono un po' più piccoli, costano un po' di più e ci sono meno lavaggi, però comunque sì, mi trovo molto bene col Biopresto, anche con il Dash devo dire la verità, però costa un po' troppo, quindi a meno che non sia veramente un'offerta, cioè con un'offerta pazzesca, non cerco di non comprarlo perché veramente c'è, cioè, una spesa allucinante. Poi sempre di Biopresto sono due e tre bottiglie, quindi erano quelle famose quattro scatole che io avevo comprato di Biopresto quando era in offerta da saponi e profumi, mi pare fosse in offerta, e quindi ho comprato quelli lì. Adesso li rimetto dentro il mio sacco della plastica che finalmente posso chiudere e buttare. Poi ho terminato una confezione di Dexan, lavatrice, sono quelli, insomma, che io compro all'Eurospin, che comunque mischio con gli altri detersivi. Ancora una confezione di Biopresto. Poi ho terminato disgorgante liquido e ne ho terminato due confezioni, come potete vedere. E poi l'ultima cosa che ho terminato è questo disinfettante sempre per lavatrice. Poi non ho finito perché sempre di detersivi ho ancora, scusate, un'altra bottiglia di Biopresto. Come vedete, le lavatrici a casa mia vanno tantissimo, cioè funzionano proprio benissimo e ne consumo proprio di detersivo. Poi ho terminato questo ammorbidente al muschio bianco di Maurice che avevo comprato lì, sono 4 litri. Ne avevo comprato due bottiglie di questo ammorbidente, infatti una ve l'avevo già mostrata. Sì, mi piace, però non è una delle profumazioni più buone che abbia mai sentito. Adesso sto utilizzando quella all'olio di argan, devo dire che è una cosa fantastica, mi piace veramente da impazzire. Io di solito preferisco come profumazione quella alla vaniglia o comunque tutti gli ammorbidenti con le confezioni blu. Di solito hanno un profumo veramente fresco e mi piacciono tantissimo. E invece questa olio d'argan profuma veramente tanto i panni, lasciano questo profumo veramente strepitoso, mi piace tantissimo. Sa proprio di pulito, è una cosa buonissima e quindi penso che lo ricomprerò. Tra l'altro ho scoperto anche, perché l'ho visto, che vendono lo stesso detersivo che io avevo comprato da Saponi e Profumi, l'ho visto anche da Acqua e Sapone, l'ho visto da Maurice e ho visto che adesso lo vendono anche l'Eurospin, quindi, cioè, fantastico.
continuerò a comprarlo con detersivo perché mi piace. Ho terminato una confezione di candeggina e questa qui è da 2 litri e l'ho già ricomprato ovviamente perché io non posso fare a meno della candeggina, soprattutto adesso con la bambina che comunque si sporca tanto, soprattutto per i vestitini bianchi o tovaglioli o le tovaglie, insomma preferisco utilizzarla. Poi ho terminato questa confezione di disinfetto che è un igienizzante per i panni appunto da mettere in lavatrice, da aggiungere al detersivo. Io lo metto il disinfettante nella vaschetta della candeggina, voi lo potete mettere dove volete ma io lo trovo più pratico, quindi al posto della candeggina io metto quello per disinfettare i panni. E poi l'ultima bottiglia è di Biopresto. Ed ecco qua, come vedete io consumo veramente tantissimi detersivi per i panni perché lavo veramente tantissimo. E ho terminato anche qualche altro prodotto per la casa, però io e mio marito non ci troviamo tanto su questo punto, perché cosa succede? Io termino i prodotti, mio marito prende e me li butta direttamente, magari io lo metto da parte per farvelo vedere. Però mio marito si dimentica completamente e quindi succede che lui prende e mi butta così i prodotti e perciò io non sto riuscendo a farveli più vedere, a parte i detersivi che me li ero posizionati tutti sulla lavatrice e mio marito quindi non si è sentito lì di toccarmeli, ha pensato amore ma devi fare il video, gli ho detto sì. E quindi ha pensato bene di lasciarmeli lì. Per il resto mi dispiace, non riesco a farvi vedere altro. Anzi, adesso girerò un altro video subito dopo questo, quindi mi vedrete sempre con la mia canotta rossa, perché ho dei prodotti terminati per quanto riguarda i cosmetici. Anche questi, cioè, si sono ridotti veramente al minimo perché mio marito mi ha buttato le confezioni prima che io riuscissi a mostrare il video. E quindi, cioè, ci saranno pochissime cose, però dai, intanto ve ne parlerò dopo. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Mm-hmm.